Abbiamo infatti bisogno di tutte le forze, di mettere da parte le indecisioni, le contraddizioni che hanno segnato l'approccio dello Stato al tema dell'amianto. Beh, intanto questo testo unico che viene presentato oggi è un passo importante, perché raccoglie veramente tutte quante le esigenze e tutti gli aiuti che sono stati dati su questo tema. Adesso si tratta di agire, approvarlo rapidamente e darne esecuzione. Diciamo, noi abbiamo appena fatto in tempo a vederlo e abbiamo notato che ci sono delle cose che non vanno. Ma diciamo che noi abbiamo lavorato tanto in questi anni, anche nella prima conferenza, nella prima assemblea nazionale sull'amianto, proponendo, facendo proposte, e in realtà non poche di queste sono state accolte. Allora, questo testo unico è chiaramente un punto di partenza, perché è un testo aperto che verrà discusso nelle commissioni parlamentari di appartenenza, verrà modificato e sicuramente migliorato anche sulla base e sull'esperienza che hanno le tante associazioni che sul territorio nazionale lavorano in tema di amianto. È un punto di partenza, lo ricordavo. Noi da anni una delle cose per cui ci battiamo è di risolvere il conflitto di interesse dell'INAIL, perché l'INAIL è l'ente che deve accertare la malattia professionale oppure il riconoscimento che il lavoratore è stato esposto a amianto, e nello stesso tempo è l'ente che dovrebbe indennizzarlo. Quindi ha un conflitto di interessi, ha tutto l'interesse a non riconoscere i lavoratori ammalati, a costringerli a lunghe cause in tribunale, a fare in modo che veramente spendano tanti soldi, ma questo è anche uno spreco di denaro pubblico, perché vuol dire allora andare cause che durano anni anche nei confronti dell'INAIL, dell'INPS. Beh, io credo che INAIL in questi anni abbia dato una grande dimostrazione di essere un istituto che fa bene il proprio lavoro, che svolge bene il proprio compito, e quando ha incontrato degli elementi di problematicità li abbiamo sempre risolti attraverso la norma e attraverso dei buoni comportamenti gestionali. Ministro, le associazioni lamentavano un certo ritardo dei comuni nella mappatura dei territori. Sa che abbiamo stimato 300.000 siti. Proprio per questo stiamo incentivando questo piano nazionale di censimento e continueremo a farlo, non c'è dubbio che il testo unico ci viene incontro in questa esigenza. Hanno ragione, siamo partiti proprio da questo, da una non chiara e non omogenea mappatura e un censimento rispetto alla presenza di amianto nel nostro paese. In questo testo unico inseriamo non solo l'obbligo di denuncia ma anche l'obbligo di bonifica sanzionato rispetto all'omissione di questo. Ma diciamo che prendiamo tempo perché vogliamo vederlo bene. Non sono promosse, questo è certo,